Bene, amici del tubo, ci siamo. Allora, oggi volevo mettere sul canale una nuova cosa molto carina che ho trovato, di cui avevo già sentito parlare in realtà, ma che insomma mi è capitato sott'occhio vedendo un po' il tubo, che è un film abbastanza angosciante, devo dire, che si chiama La teoria svedese sull'amore. Allora, se andate sul tubo trovate parecchie cose. Questo è una specie di documentario, film, in cui praticamente si racconta un po' la realtà svedese dal punto di vista dei rapporti umani, famiglia, eccetera, eccetera. Quindi io ho scoperto delle cose molto interessanti. Allora, diciamo che come in tutti i paesi nordici e scandinavi, la Svezia è sicuramente un posto dove le cose funzionano. Questo si deve dire anche qua le cose funzionano. Nel nord Europa le cose funzionano. Quindi, se voi andate in un ufficio pubblico, sicuramente trovate qualcuno, è tutto pulito, in 5 minuti ve la cavate. Stessa cosa se andate in ospedale, stessa cosa. Se prendete un mezzo pubblico, state pur certi che quello spacca il minuto. Quindi su queste cose io proprio non ho niente da dire. Soprattutto io che insomma provengo da un posto dove non funziona una mazza praticamente. Per me andare alla fermata del treno, del pullman e vedere che lui alle 8 dice, alle 8 passa, per me è un miracolo. Oppure quando vado all'ufficio postale, in 2 minuti me la cavo, ma proprio senza se e senza ma. Quindi, da questo punto di vista, tutto pulito, tutto preciso, tutto ordinato. Cioè, insomma, su queste cose io proprio niente, niente da dire, assolutamente. Questo vale per il Regno Unito, per la Germania. Germania non ne parliamo proprio, in Germania ci puoi mangiare a terra praticamente, in Svizzera vale per i paesi scandinavi, quindi su queste cose proprio niente da dire assolutamente. Quello che poi questi posti, diciamo, quello che non va tanto e infatti emerge proprio palesemente da questo documentario è la situazione, come dire, dei rapporti umani, familiari, dei rapporti umani. Perché questi posti si sono molto, poiché praticamente in questi posti funziona tutto, ecco, diciamo così, si è arrivati alla conclusione, secondo la quale, visto che lo Stato ci fa tutto, non abbiamo più bisogno di nessuno. Quindi, già qualche tempo fa io parlai del Ministero della Solitudine che hanno istituito qui, che non è proprio una cosa, diciamo, incoraggiante. Ministero della Solitudine, che interviene pure se io mi rompo la gamba e quindi devo stare 40 giorni ingessata, poiché molto probabilmente io non ho nessuno, perché non ho figli, non ho marito, non ho fratelli, non ho nessuno, non ho nessuno di nessuno, non ho amici, eccetera, eccetera. Cioè, gli amici qua, diciamo che in questi posti sono ridotti a compagni di bevute, ecco, diciamo, mettiamola così, compagni di bevute, però se magari hai bisogno di qualcosa, difficilmente ti trovi qualcuno. Comunque, quindi essendo ridotti così, questi qua, no, che cosa è successo? Che poiché lo Stato quindi ti fa tutto praticamente, anche se ti rompi la gamba, ti porta la ciotolina di riso praticamente, allora loro hanno deciso che i legami interpersonali sono inutili, la famiglia non te la devi fare, i rapporti di coppia non devono esistere, i figli non li devi fare, o se proprio li fai tra virgolette da sola. E quindi praticamente si è arrivato al punto in cui, per esempio in Svezia, è nato questo, diciamo, questo ente, non so come chiamarlo, questo ente, ministero, non lo so. Comunque questo coso qui, che addirittura si occupa di andare a scovare le persone negli appartamenti che sono morte da mesi, da anni, alcune, senza che nessuno sappia niente. Quindi addirittura, questi sono a questi livelli. Quindi
Se vedete anche nel trailer, lo fanno vedere, che questi qua vanno a scovare una persona che addirittura si è suicidata da sola nel suo appartamento e se ne sono accorti dopo 2 anni, quindi questo era in decomposizione praticamente, era decomposto e si sono accorti dopo 2 anni che questo tizio era morto, che si era suicidato. Quindi se non c'era questo ministero, questo qua vuol dire che non ha neanche un amico, perché anche un amico, se io non lo sento da un mese, da 2 mesi, dico, aspetta, ma fammi vedere, ma che è successo? Mi pare strano, no? Mi preoccupo, dico, è successo qualcosa, fammi vedere come sta. Invece questi qua, oltre a non avere, chiaramente, il primo step sarebbero i familiari, no? Questo aveva, penso, una sessantina, 50-60 anni, qualcosa del genere, quindi magari i genitori presumibilmente non ce l'hai più, però, sarola. Puoi avere una moglie, una fidanzata, puoi avere un amico, qualcuno, no? Niente, un figlio, niente, proprio zero. Questo era morto da 2 anni e nessuno se ne era accorto. Quindi, se non interveniva questa organizzazione, questo ente, non so come si chiama, praticamente quello rimaneva lì proprio nei secoli, nessuno se ne accorgeva. Allora, quindi, che cosa fanno vedere tra le cose proprio belle di questo documentario? Quindi, questi qua si sono ormai, diciamo, sganciati da ogni tipo di rapporto umano, perché hanno deciso che praticamente i rapporti umani non servono più. Quindi loro cominciano a non formare più coppie, a non formare più famiglie. Fanno vedere per esempio una di queste, una donna penso da 30 e 40 anni, questa qui. Lei dice: io vado a correre in questo viale alberato, cosa bella, anche io vado sempre ai viali alberati perché sono belli. Però lei perché va nel viale alberato? Lei va nel viale alberato perché praticamente parla con gli alberi. Lei dice: io vado in questo bel alberato, ho i miei amici alberi, chiedo: ah, albero, come stai? Come è passata la serata? Hai i programmi per le vacanze? Avete capito? Quindi vanno a fare questo con gli alberi. Ok, io sinceramente a questo livello di psicopatia ancora non sono arrivata, perché questa qui evidentemente se non lo chiede all'albero non lo può chiedere a nessuno, questo è il discorso, perciò lei lo va a chiedere all'albero come stai, che cosa fai, ha chiesto addirittura all'albero come ti sei organizzato per le vacanze? Questa va a chiedere agli alberi cosa fanno per le vacanze. Quindi vedete un po' a che livelli sono arrivati questi qua. Poi loro per praticamente per riprodursi, loro si fanno arrivare a casa il pacco dal fattorino. Con cui praticamente fanno tutto da sole. Arriva la loro bella fiala, fanno tutto da sole e così hanno questi figli che a questo punto non si sa che li fanno fare. Quindi praticamente cosa hanno detto? Questa qui cosa dicevano queste qua nel video? Dicevano: ma tanto ormai noi abbiamo tutto, abbiamo un reddito, abbiamo un lavoro, quindi gli uomini non ci servono più. Questa è stata la loro giustificazione. Quindi, se io ho un reddito, se io magari economicamente non ho, io posso anche avere, no, delle proprietà, delle case, il reddito, quindi io economicamente non ho problemi, sono autonoma dal punto di vista economico. Secondo loro, allora proprio automaticamente io la mia vita affettiva non mi serve più. Quindi, non mi serve più affetto, non mi serve. Non mi serve avere qualcuno, perché per loro le persone sono dei mezzi con cui tu devi di sostentamento, come dire. Quindi nel momento in cui tu hai un'indipendenza economica, automaticamente non ti serve più una persona vicina. Loro questo stanno dicendo. Hanno detto anche. Quindi hanno fatto questo discorso, diciamo, economico, poi hanno fatto anche un discorso di tipo, come dire, hanno detto. Sì, poi alla fine tu magari cominci a farti la famiglia, poi, ma poi che rottura di scatole, devi anche lavare a terra, devi fare le lavatrici, queste sono cose che ormai non si fanno proprio più, non ci interessa. Allora, come se fare la lavatrice fosse una cosa che tu, se abiti da sola, non la devi fare, cioè tu la fai lo stesso la lavatrice, non è che voglio sperare che lavi anche per terra, perché sennò, non lo so, a meno che tu non voglia vivere con i topi, boh, però penso che
Cioè, sono delle giustificazioni proprio del cavolo, sinceramente. Quindi si è arrivati a un livello di individualismo talmente spinto che praticamente ormai questi qua muoiono da soli e nessuno se ne accorge. Quindi, che cosa è successo? Che praticamente è successo che praticamente. Si è arrivato a un tipo di società che chiaramente adesso arriverà dappertutto, anche perché questa è la società che vuole anche l'agenda 2030, se voi andate a vedere, cioè tutto con bacio alla fine. Quindi tutta questa agenda progressista, femminista, ha portato a questo, ha portato le donne innanzitutto, che sono il problema principale secondo me, ha portato le donne a credere che qualsiasi legame sia solo una rottura di scatole, sia un intralcio alla loro individualità alla fine, cioè non individualità, al loro individualismo, sia un intralcio perché i figli rompono le scatole, quello che vuole la lavatrice, quell'altro che deve mangiare, quell'altro che, insomma, rotture di scatole. Anche se poi voi andatele a vedere queste qua, perché io ne conosco parecchie di queste qua. Quando scendete a parlare con queste qua da vicino, vedete poi come sono contente nei loro monolocali da sole, come sono proprio ieri proprio abbiamo parlato con una di queste e stava disperata, disperata. Altro che adesso questa ha anche uno stipendio buono, quindi dal punto di vista economico non ha problemi. Ma sta disperata perché alla fine tu hai una vita senza senso, perché non ha senso che tu vai al lavoro, prendi i soldi e con quei soldi vai a bere il venerdì e finisce la tua vita. Non è così. Adesso queste qua svedesi, queste qua svezzesi, anche loro, questa è la loro vita, loro vanno al lavoro, quei soldi che guadagnano, li spendono per fare l'aperitivo con l'amica, la palestra, che vi devo dire? Il viaggio, queste cose qua, sempre con queste amiche, sempre eternamente con le amiche, queste qua. Cioè, le amiche per carità va benissimo, ma non sono, non è che tu, non sono il fulcro della tua vita, e anche perché non hai sempre 20 anni, tu stai con le amiche, questo stile di vita tipo comitiva, ecco, diciamo così, ma tu lo puoi fare fino a un certo punto, ma poi è una cosa che non ti basta più perché tu vuoi condividere con qualcuno qualcosa di più importante, che non sia solo l'aperitivo, il caffè, che te li puoi fare lo stesso anche se hai una famiglia. Non è che non ti puoi prendere un caffè con un'amica, cioè per carità, non c'entra niente. Il problema è che non puoi vivere solo di questo, cioè, è una cosa che non la vacanza con l'amica, con le amiche. Anche io l'anno scorso sono andata in vacanza, ho incontrato due di queste qua, mie coetanee, che stavano da sole, perché sono separate, no, una separata, un'altra proprio zitella totale, e praticamente, single, scusate, single, e praticamente, ma queste due, quando praticamente loro si fanno la fotina vicino al mare, tutte così, sembra che sono tutte Sex and the City, ma quando ci andate a parlare, ma una solitudine, mamma mia, una cosa proprio, no, veramente siamo qua, stasera, no, cioè, mamma mia, proprio, perché comunque, sì, ho capito che è l'amica, ma tu hai un'età in cui, cioè, hai bisogno anche di un uomo, cazzarola, perché diciamo la verità, vuoi mettere l'amica con un uomo? Dai, scusami, non è la stessa cosa. Allora, poi se dobbiamo fare un disegno, non lo so, però non è la stessa cosa, perché anche perché non tieni sempre 20 anni. Allora, queste qua, quindi, fanno tutto questo stile che apparentemente è tutto Sex and the City, però poi muoiono da sole, poi quando ci parlate sono disperate, sono. Hanno questo stile di vita meaningless, come dicono qua, senza senso, perché tu ogni sera torni, ti butti sul divano e ti vedi film, e fai la stessa cosa anche la notte di Natale, fai la stessa cosa in vacanza con le amiche, con le sempre queste amiche, questa ossessione di queste amiche, che poi quando vanno a fare le vacanze con le amiche, quando vanno a fare le vacanze, le serate, le uscite, no? Alla fine parlano di uomini, io vi assicuro che parlano di uomini,
Perché io lo so benissimo perché è così, io lo so benissimo perché io ci parlo con queste persone. E finiscono con il parlare di uomini, mica stanno a parlare di come sono felice e contente perché sono zitelle. Io vi assicuro che non è assolutamente così, loro parlano di uomini. E è così al 1500% che parlano di questo. Parlano di come sono disperati, di quello che ha fatto quello, e quell'altro così, e quello non mi ha chiamato, e quello non lo so, e quello mi ha deluso, e quello si è fatto quello, e quello ha fatto quella. Parlano di questo perché loro fondamentalmente, poiché siamo esseri umani, scusate tanto, abbiamo una sfera emotiva a cui dare conto, ecco, alla fine questi bisogni ce li abbiamo tutti qua, ce l'hanno anche gli uomini ovviamente, ce li abbiamo tutti, quindi questo stile di vita che loro adesso per esempio, molte di queste qua, io conosco anche alcuni italici che sono, diciamo, conviventi con ragazze di questi posti, bellissime ragazze. Questo non proprio assolutamente non ci metto bocca perché sono molto belle come ragazze, assolutamente. Non c'è proprio paragone, sicuramente, però io vi racconto, per esempio, che cosa fanno. Allora, se questi, sempre convivenza, sto parlando, questi tornano a casa la sera. Ma lei dice, ok, io mi preparo il mio panino, la mia insalata, quello che è, e tu ti prepari il tuo. Cioè, queste qua addirittura, se fanno la lavatrice, se io devo lavarmi la maglietta in lavatrice e vicino nel cestone ci sta il pantalone del fidanzato, del marito, del convivente, io non lo metto in lavatrice, no, perché la sua lavatrice se la fa lui, la mia me la faccio io, la mia cena me la faccio io e la cucina te la fai tu. La mia. Allora, è tutto, è così. Quindi loro non hanno proprio il senso della condivisione, della coppia, della famiglia, loro non hanno assolutamente il senso di questa cosa qui. Quindi, giustamente scrivevano, se voi andate, se andate su YouTube e andate a vedere, ci sono dei commenti anche di uomini, soprattutto di uomini, i quali hanno detto: ok, ma io la svedese che me la prendo a fare? So più solo di prima, praticamente, non mi serve a niente, perché non condividiamo niente. La sua vita è fatta completamente. È completamente fatta su se stessa perché lei ha il suo lavoro, torna a casa, si prende la valigetta, va in palestra, dopo la palestra va a fare l'aperitivo con gli amici, cioè praticamente ognuno fa il cavolo suo e loro praticamente dividono l'affitto. Questo fanno, loro questo fanno, non c'è una, cioè non è una famiglia questa qui, insieme non fanno niente. Allora, se voi andate vedendo, cioè anche se tu in coppia devi avere la tua individualità, siamo tutti d'accordo, è normale, non è che stai 24 ore al giorno con questo. Mi sembra ovvio perché tra attività lavorative, attività, non lo so, io vado a fare l'ora di aerobica, vado a fare la spesa, è normale che queste cose le fai da solo, è ovvio, però ci devono stare anche delle cose che tu fai pure ogni tanto, cioè in condivisione, che cavolo, proprio addirittura queste che mi vengono a dire la lavatrice mia me la faccio io, la tua te la fai tu, la cena mia me la faccio io, la cena tua te la fai tu, cioè mi sembra un po' esagerato. Poi adesso fanno anche questi, tra virgolette, figli da sole, che a questo punto che le fai a fare? Allora, loro fanno questi figli da sole, sempre con arriva il pacco lì, eccetera, eccetera. Ma dimmi tu stai 10 ore al giorno comunque al lavoro, poi vai a fare la palestra, poi allora, sto bambino che lo fai a fare? Allora, loro fanno questo bambino, lo buttano in un asilo quando ha 3 mesi e il bambino cresce là dentro, quindi cresce bello indottrinato. Bello omologato, tutti i bambini senza padri, tutti i bambini senza padre, che sono un'altra generazione di rammolliti. Perché poi queste mamme a loro volta, non avendo un uomo vicino, riversano tutte le loro frustrazioni su questi bambini, i quali sono oppressi, loro sono ossessive con questi figli, io le vedo che sono ossessive proprio. E non c'è nessuna figura maschile che li stacchi dalla madre. Aspettate un secondo. Allora, dicevamo, non c'è poi nessuna figura maschile. Nelle scuole stanno con tutte donne, perché il personale scolastico al 99% sono tutte donne, se vedete. Quindi questi bambini buttati nel daycare dalla mattina alla sera, a casa queste madri frustrate, misandriche, zitelle, tutto quanto, senza padri. A scuola vanno solo a essere indottrinati perché ormai le maestre di scuola, io le raccomando, quelle altre, le insegnanti di scuola che sono tutte progressiste, femministe,
con le bandiere arcobaleno che portano ormai le bandiere arcobaleno in classe, portano le bandiere arcobaleno, portano la propaganda femminista, i bambini li fanno vestire da con le gonne, i bambini devono chiedere scusa per essere maschi, ormai questo fanno nelle scuole purtroppo, e quindi io suggerisco l'educazione parentale, chi ha un minimo ancora di cervello. Allora, questi qua ormai, poi la controparte femminile, poi le bambine pure non ne parliamo proprio, che a 15 anni praticamente sono già promiscue, perché giustamente tu crescendo in questo modo, buttata sempre da qualche parte, ma tu come cresci secondo te? E così cresci, quindi le bambine crescono molto mascoline, molto arrabbiate col mondo, anche perché hanno avuto anche loro questa carenza di figura maschile, no? Quindi non ne parliamo proprio, quindi un disastro. I bambini tutti rammolliti, nel daycare dalla mattina alla sera, e poi dobbiamo sentirci dire che queste single mother sono le eroine dei nostri giorni. Ma quale eroine? Siete un disastro, sono un disastro. Non li fate questi figli a questo punto, non li fate. È meglio, perché se li dovete buttare da qualche parte, ma fammi capire, cioè a tuo figlio che cosa gli dai? Tu lo vedi alle 8 di sera, alle 10 di sera, ma che cosa? Quello non ha stento di conoscere, secondo me. Il sabato e la domenica magari te ne vuoi uscire perché sei giovane, perché sei qua, sei libera, sei emancipata, devi conoscere una, perché giustamente sei da sola. Quindi vuoi sempre conoscere qualcuno. Ma fammi capire, ma sto figlio, tu lo metti al mondo per dargli cosa? Non gli dai una famiglia, non gli dai un padre, non gli dai una stabilità, non gli dai una mazza, gli dai, non ha fratelli, non ha. Non, ma, cioè, proprio. Allora, lo metti al mondo per buttarlo dentro alla scuola. Loro per questo li mettono al mondo, per buttarli nelle scuole, perché ormai, poi una volta finita la scuola e quello poi l'attività, e fanno 500.000 attività, anche perché loro non ci stanno, a casa non c'è nessuno, cioè un bambino pure di 7-8 anni, mica lo può stare 20 ore al giorno da solo, e quindi lo devi buttare qualche pa', e li buttano. E prima c'è la scuola, poi c'è il dopo scuola, poi c'è l'attività 1, l'attività 2, l'attività 3. Questi qua sono sempre così, crescono così, è proprio allo stato brado, diciamo così. Cioè, allo stato brado sarebbe anche meglio forse rispetto a queste schifezze che ci stanno adesso. Per cui praticamente è proprio una catastrofe totale. Una catastrofe totale. Allora, poi giustamente si fanno grandi, vanno a lavorare 10 ore al giorno e muoiono da soli perché non hanno nessuno. Cioè, questa, mamma mia, mamma mia, mamma mia, bellissimo, bellissimo. Allora, tutto questo purtroppo, purtroppo il progressismo, femminismo, tutte queste idee, queste ideologie, di sinistra, chiaramente, ci hanno portato purtroppo a questi risultati, dove c'è un individualismo proprio all'ennesima potenza, dove ormai praticamente, diciamo che, come dire, non c'è più, come dire, le persone sono tanti puntini sparpagliati da soli, che non hanno interazioni più con nessuno, quindi chiaramente ormai tutto completamente sfasciato. I rapporti umani sono proprio ridotti a zero, praticamente a zero. E secondo me questa cosa non, diciamo, non tende a migliorare, perché purtroppo fin quando non si abbatte questa ideologia, che invece non è. Non sta, come dire, non vedo che sta tramontando, onestamente, non vedo che sta tramontando, anzi, io vedo anche i miei coetanei che comunque, nonostante siano disperate per questo motivo qua, loro continuano a sostenere, perché loro non capiscono che il problema alla base è stato questo, loro continuano a non capire questa cosa, che i loro problemi, sono purtroppo, in larga parte stati portati da questa fregatura che hanno, da queste balle che si sono bevute, per cui alla fine, ci siamo ridotti a morire da soli senza che neanche qualcuno se ne accorga praticamente. E quindi, vedetevi questo documentario, vedete, è molto angosciante, devo dire, è orrendo, proprio, sì, io sento, ho avvertito l'aria di. Mamma mia, di morte proprio, di angoscia, è orrendo proprio, una cosa orrenda. Queste che si fanno arrivare il pacco, cioè, mamma mia. Ma tu sei una bella ragazza, ma cacchiarola, ma pigliate un uomo, un giovane,
cioè c'è bisogno di farti arrivare il pacco di Amazon per farti merce, non lo so, ma, cioè, credetemi proprio. Poi magari poi che succede? Che loro vanno nel bar, incontrano uno per la cosiddetta one night stand e poi ovviamente vanno a abortire perché quello poi ma a questo punto cioè, voglio dire, è meglio quello a questo punto, manco lo sai. Tanto cioè non cambia niente, non cambia niente, sempre tu da sola stai, sempre questo bambino un padre non ce l'avrà, sempre una famiglia non ce l'hai, sempre tu stai 20 ore al giorno a fare i cavoli tuoi senza occuparti di nessuno, né dei tuoi figli, né di un marito, di nessuno. Quindi praticamente a questo punto, ma fai direttamente così, bella mia. Cioè, tanto che ti cioè, vabbè. Comunque alla fine. Niente, vi volevo suggerire questo bellissimo documentario. Andatevelo a vedere che ci sta sul tubo, e vedete a che cosa stiamo arrivando. Quindi anche in Draghi stiamo arrivando a questa, perché io le sento queste qui come parlano. Perché ormai tutto devi solo praticamente vivere per te stesso. Devi vivere solo per te stesso. Quindi non esiste che tu. Mamma, neanche una lavatrice, no, non si sa mai, che sono schiava, non si sa mai, manco questo. I figli, no, i figli te li devi lasciare qua nel daycare, perché io mi metto a fare la pappina per i figli, ma stiamo scherzando, che sono nel 1950, quindi no. Magari il genitore anziano, no, il genitore anziano, no, io. Quindi qualsiasi cosa, niente, loro ormai nessuno deve avere più bisogno di nessuna cosa, che comunque è una balla totale, perciò poi sono tutti che si suicidano, che si deprimono, questi a 30 anni con gli antidepressivi e la roba dietro, ma è normale questa cosa, perché se tu a una persona togli il rapporto umano, ma mi dici che cosa ti è, cioè, poi loro fanno sempre questo discorso, è meglio tanto ho l'indipendenza economica, non mi serve niente, ma come tu allora hai l'indipendenza economica, quindi non, la tua vita affettiva non esiste, ma che cacchio stai dicendo? Cioè, fammi capire, e allora tutti quegli uomini che costruiscono imperi dovrebbero stare a fare gli eremiti, perché hanno bisogno, hanno le cameriere, hanno la servitù, hanno l'autista, hanno tutto. Quindi, anzi, loro, se vedete, hanno ancora più donne degli altri, hanno ancora più accesso, perché diciamo che la tua sfera, diciamo, emotiva, ci sta sempre. Tu puoi fare quello che vuoi dal punto di vista economico, ma il tuo bisogno di condivisione con qualcuno, quella non puoi avere anche miliardi, non c'entra proprio niente questa cosa non te la leva nessuno. Non è una cosa che tu elimini. Una volta che tu hai soddisfatto i tuoi bisogni, diciamo primari, che per carità io sono la prima a dire che ci vuole la stabilità economica, assolutamente, perché se tu devi lottare anche per mettere un piatto a tavola, ovviamente diventa tutto molto difficile. Però una volta che tu, bene o male, questa cosa l'hai fatta, ma tu vuoi un affetto, non è possibile morire da solo e se ne accorgo dopo l'ente se ne accorge dopo 2 anni, perché tu proprio. Cioè, tu non hai un rapporto umano con nessuno, cioè, ti rendi conto? Cioè, è assurda questa cosa, è assurda questa cosa, ma anche qua iniziano a fare queste cose ampiamente, qua pure ci sono moltissime persone sole, anche negli Stati Uniti ormai è così, quindi praticamente, diciamo che questa cosa è molto molto preoccupante, molto molto preoccupante. Poi c'è anche da dire che. Spesso anche chi poi è accoppiato, diciamo che a volte si ritrova con queste persone, perché io conosco persone che stanno con donne del genere, che hanno anche fatto evidentemente delle valutazioni sbagliate a monte, per cui si ritrovano magari con queste persone che purtroppo non hanno, diciamo. Non hanno dato granché da questo punto di vista, per cui sempre perché molto spesso uno si lascia abbagliare. A volte gli uomini si fanno molto abbagliare: ah, hai il lavoretto, hai questo lavoretto di 800 euro, va bene, basta che hai quello, tutto a posto. Cioè, senza pensare a tutte le altre cose che sono molto importanti, perché tu il lavoretto lo puoi sempre trovare, però tutto il resto no. Se hai fatto di un certo stampo, quello non lo cambi. E quindi, perché adesso, è come se le persone si valutassero solo in base, al mezzo economico. Ah, aspetta, con questa possiamo fare affitto a metà, allora me la prendo. Però poi magari questa, la lavatrice tua, manco te la fa,
non lo so, si fa solo i cavoli suoi a te, non, cioè, insomma, quindi poi è un disastro anche da questo punto di vista, quindi bisogna valutare bene tante cose, quindi è tutto una catastrofe. Va bene, quindi andate a questo Agenda 2030, mi raccomando, continuate a credere a tutta la propaganda becera che vi stanno proponendo, che vi stanno propinando, per cui andate sempre bene. Poi.